Stefano De Martino è il conduttore più chiacchierato del momento. Tante novità stanno stravolgendo la sua carriera, il successo di Stasera Tutto è Possibile resta ad ogni modo una costante. Non poteva prendere decisione più giusta se non quella di abbandonare la carriera da ballerino per intraprendere quella da conduttore. Stefano ha iniziato il suo percorso ad Amici, ma dopo diversi anni di studi ed esperienze entusiasmanti, ha capito che il mondo della danza probabilmente non lo appagava abbastanza. Il successo in Rai gli sta regalando non pochi traguardi. Da Made in Sud a Bar Stella a Stasera Tutto è Possibile, De Martino sta dimostrando grande professionalità e desiderio di ribalta. L'abbandono di Amadeus ha toccato anche lui. È stato scelto proprio Stefano per condurre dal prossimo anno Affari Tuoi. Stefano De Martino svela un dettaglio su Step Tutto è Possibile. Come se la caverà De Martino in questa nuova avventura? Alcune voci di corridoio parlano di lui anche come futuro conduttore del Festival di Sanremo. Un'esperienza che potrebbe cambiare definitivamente la sua vita. Terminata da pochissimo l'ultima edizione di Stasera Tutto è Possibile, Stefano ha nuovamente confermato il successo del programma. Il programma di intrattenimento è amatissimo da milioni di telespettatori, già nostalgici dopo l'ultima puntata andata in onda su Rai 2 lo scorso giovedì. Stefano, durante una chiacchierata con i suoi follower sui social, ha risposto ad una domanda che da sempre incuriosisce i telespettatori: ma gli ospiti a Step cadono davvero? Sono diversi i giochi che vedono inciampi ed imprevisti da parte dei protagonisti delle serate. Soprattutto la stanza inclinata prevede continue cadute durante il siparietto comico. De Martino ha risposto con una foto di Herbert ballerina mentre si fa una visita alla schiena. Questa è la dimostrazione lampante del fatto che gli ospiti si mettono davvero in gioco, rischiando di farsi male. Ovviamente senza alimentare nessuna tensione in particolare, i vari momenti comici rendono tutti gli step leggeri ed esilaranti, comprese le cadute. Stefano si diverte insieme ai protagonisti delle varie serate, soprattutto con i due oggi diventati amici al di fuori degli studi, ovvero Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. I fan, tra le varie domande, hanno anche chiesto quando ritornerà su Rai 2. Stefano ha velatamente confermato una prossima edizione di Stasera Tutto è Possibile, di sicuro per la prossima stagione, quella che metterà il conduttore dinanzi ad una sfida molto importante. I telespettatori sono curiosissimi di poter assistere a questo nuovo passaggio di testimone fatto da Amadeus. Il primo è andato meravigliosamente bene, Step è un vero successo.